30 minuti contati, oh. Devo togliere modalità gioco. Ok, qua dispositivi esterni, modalità gioco disattivato. Ok. Normale, basta. Certo che sì, ce l'ho. Ciao Ale. Te lo sei fisso già sto demo? In pratica dura solo mezz'ora e poi te lo puoi pure eliminare dalla PlayStation, non funziona più. Questo demo dominato ho giocato per 30 minuti. Questo tema può essere giocato solo se connessi a internet. Questo tema non è possibile effettuare o caricare salvataggi. A posto. La figlia di Ethan, Rose, è stata rapita. Suo padre si ritrova preso in un villaggio, perso un villaggio desolato. Mentre va in questo posto misterioso incontra improvvisamente un'anziana donna. La trama è molto simile ad Outlast, solo che invece della figlia era la moglie Nella vita e nella morte rendiamo gloria. lì. Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai È sentito? perché dura solo 8 ore. Quindi se la giochi Senti, domani non funziona più. Tutti il padre della bambina. stasera devono giocare. Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando Madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No, Che ferma! Dov'è Rose? Chi esagerato. è Madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose è qui.
potenti Lican e che Underworld, leggendari lupi mannari di ere passate, se vite vite le nostre carni, lacerate i nostri corpi. Maseratura facile da scassinare. Fluido chimico. Medicinale guarisce ogni ferita. Crea. Ah, c'ho pure la pianta verde, c'ho. Ok. Serve qualcosa. Offriamo queste capre, tutelarvi e proteggere i villaggi e i suoi abitanti. Chi le distrugge sentirà su di sé la collera di Madre Miranda. Cimitero. Che è qua? Ah, Grimaldello. Pezzo di un bassorilievo che rappresenta una splendida donna. Serata Giulia si avvale sul villaggio, cerca i pezzi del bassorilievo. Uno è custodito in chiesa, l'altro è a casa di Luisa. Ok. Casa di Luisa, l'altro. Quelli di chiesa l'abbiamo già trovato. Non so, cosa mi dice di andare a prendere quel grimaldello? What? E poi un attimo quel grimaldello. Però che pare sta cosa che c'è solo mezz'ora, eh?
In che senso? Cioè, in pratica sono tornato indietro perché credevo che c'era il ghimandello, invece no, serve il ghimandello per aprire. Proviamo a farti perdere tempo. Avrei. Lo so, ma non è il primo demo che fanno così. E non te lo fanno nemmeno rigiocare poi, capito? C'è una sorta di feto. Una sorta di feto circondato da sei ali. Ok. Quindi andiamo. Qua. Passato al cancello. Qui sarà chiuso sicuro. Ma comunque se fanno sta cosa vuol dire che nel gioco ci sarà qua. A differenza del primo demo, credo. Oh. Ligan. Salta. Chiudi la porta!
prego. Ehi, cosa ci fai qui? Sì, vabbè, gli zombie devo mettere per forza. Per rendere Resident Evil vero. Ti prego, non farci del male. Ehi, tranquillo, non vi farò del male. Sono felice di vedere persone normali. Ci sono altri sopravvissuti? No, sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde, il cancello è chiuso. Stai zitta, non è uno di noi. Qui siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare? No, uno dei mostri l'ha ferito. Ha perso molto sangue, dobbiamo entrare in casa di Luisa. Piano. Troveremo un modo. Restate qui, in silenzio. Cerco un modo per aprire il cancello. La seta di plastica, questa qui. Ma dai, non mi fate perdere tempo, che c'ho solo mezz'ora. Vabbè, figurati. Lo so. Prima devo far entrare quei due. Vabbè. Andiamo, via libera. Presto, presto. Te la sei presa comoda. Non c'è di che. Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Qui saremo al sicuro, vero? Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Ehi, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno. Vieni. Padre! Aiutami. Dobbiamo entrare subito. Salve! C'è nessuno? Forse una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Basta gridare. Tutto sto tempo. Quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico. Stai indietro. Padre,
Santo cielo, Julian, facci entrare! No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori! Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Non sei di questo villaggio? No, sono Ethan. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Ho detto vai! Beh, se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Ah, la grafica non è male su PS4 comunque. Aspetta qui, vado a parlare agli altri. Solo Cyberpunk fa schifo. Misteri. Luisa ci hanno chiedito di nuovo, hanno attaccato il bestiame. Di questo passo non credo che supereremo l'inverno. Ernest è sparito, non riusciamo a trovarlo. Madre Miranda ci ha abbandonati. Di qua. Permesso. Entra pure, ti stanno aspettando. Che cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Ah, caspita, ha perso proprio tempo, Alessio. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Un inutile... invalido? La stupida troia legnosa! E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse! E pensi che sia al sicuro? Nessuno è al sicuro! È per questo che ho messo facile! Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani... domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxana! Ah, lei pure facci. Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma... all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori. Da qualche parte. A cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. Per fortuna io sono riuscito a scappare. Anche se ho consumato tutte le munizioni, vabbè. Oh altissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in tenebre eterne, perché ci abbiate le mani del malfatto. Mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere, compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce, nella vita e nella morte. Rendiamo gloria, madre Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera, l'ho già sentita, da una donna anziana al cimitero. Ho messo l'audio Dolby Surround con le cuffie olografiche. Quella mostruosa. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla. E che protegga anche noi. Cosa stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? No! 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 No!
Lasciami andare! Oddio! No! 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 Ci ucciderà! Dobbiamo scappare! Lascialo andare! Elena! Adesso basta! Oh mio Dio! Mi dispiace, padre! Ehi! Ehi! Ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Elena! Elena, no! Non puoi fare più nulla! Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi! No! No! Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No! Ne usciremo vivi. Insieme! Devo uscire di qui. Fuggi dalla casa. Ne ha bisogno, c'è un cacciavite nel portachiavi. Ah, quindi posso pure aprirlo, ok. Apriti. Ok. Cazzo, le fiamme si propagano in fretta. Che cosa vuoi fare? Stai indietro. Con questa possiamo scappare. Di nuovo il fuoco, non abbiamo più tempo. Comunque te lo puoi scaricare anche tu, magari arrivi più lontano. Stiamo visto che già sai come fare. Aggrappati presto. Muoviamoci, tranquilla, e non respirare il fumo. Lo so. Grazie, Ethan. Sei gentile. Spero che la tua famiglia stia bene. Lo spero anch'io. Forse una volta fuori potrete incontrarvi. Andiamo. Prendiamo. Ma quando esce il gioco completo? So che esce a maggio, ma non ricordo la data. Ecco, tra un mese più o meno. C'è una via d'uscita. O di meno. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi! Ehi, non dire così. Ah, il 7! Ah, quindi proprio pochissimo manca. Cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Padre! Io mi immagino il giorno... No, quando esce sto gioco... Non è più! A me nei primi 10-15 giorni tutti a fare sto gioco stanno su Twitch. No, è pericoloso! No!
coraggio! Dammi la mano! Ethan, vai! Salva tua figlia! Ma vieni! Aggrappati a me! Perché muoiono sempre tutti? Io non ce la posso fare. Ah, comunque il doppiaggio non è dei migliori, devo dire. Non riesco a capire. Abbiamo messo lui inglese. Questo posto è fottuto. Che cazzo sta succedendo ancora? Merda! Perché all'inizio ha fatto scegliere la lingua. Sia audio che sottotitoli che menu. Oh, li ho presi tutti e due. Ma devo andare in quel cancello che stava... stava in fondo. Che succede? Basta! Madre Miranda! Ehi! Oh! È con Rosy. Chi era? Il fatto è che non fa nemmeno salvare. Se muoio mi sa che finisce il gioco. Ma come si scavalca? Mica l'ho capito. Apri l'inventario per creare munizioni. Sì, credo di sì. Il tempo a disposizione per giocare a questo tema è scaduto. Continua l'avventura nella versione completa del gioco. In pratica ha detto cacci i soldi, se no non ci giocherà mai più. È inglese il trailer. In life and in death, glory to Mother Miranda. When you're whining, we're almost there. Sì, anche a me piace. Me lo prenderò sicuro. A parte che li ho sempre presi tutti Resident Evil. There is no one left. We can bust out.
Vabbè, sicuramente il remake di Resident Evil 2 merita. Il terzo più o meno. Hanno cambiato tutto. Ed è cortissimo. Quello del primo invece è anche bello. Resident Evil Village. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Vabbè. Grazie per aver giocato. Avanti. Ma io Castello non l'ho giocato, ma secondo me non è uscito su il demo su PS4 di Castello. Boh. Non l'ho mai trovato. Ah, ecco, qui domenica prossima allora. Sei giorni. Ma quindi non me lo devo scaricare il prossimo, c'è direttamente qui. No, non lo elimino, vedremo. Samara. Nel prossimo ci mancano solo i vampiri, poi siamo a posto. Vabbè, dai, mo stacco. Grazie per aver seguito il demo. Ciao Vale, buona serata. Ciao a tutti.